fronte di tutto questo, di questa vita vera che sta poi nella concretezza della testimonianza, come possiamo non disperdere tutto questo patrimonio? Come possiamo fare in modo che questo patrimonio arrivi ad altri e che incida veramente sulle scelte pubbliche della politica, dei governi, delle comunità locali? Grazie. Oggi manca un racconto della vita. Raccontiamoci queste esperienze. È bello quello che lei sta condividendo con noi. Per me questi sono già frutti del sinodo, di questo sinodo. Io parlo del sinodo di tutta la Chiesa, no? Perché quello che lei ha sottolineato dimostra in concreto la sinodalità. Cioè questo camminare con, vivere per gli altri. È una consolazione per me ascoltare la sua testimonianza, no? Io vi sostengo, vi incoraggio di andare avanti, no? Nonostante le difficoltà, i pesi che delle volte dovete portare anche per la vostra testimonianza. Ma raccontiamo. Oggi manca un racconto che sa trascinare l'uomo e la donna di oggi. E noi abbiamo questo racconto. Delle volte ci manca la parola, ci manca il coraggio di testimoniare. Grazie. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Insieme. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E per favore benedite anche noi, perché noi siamo sempre sulla parte di impartire le benedizioni, ma sono poche le volte che riceviamo la benedizione. Grazie, non il popolo santo di Dio, Grazie. Buon cammino ancora, buona serata a tutti.